È stato ritrovato morto 69enne scomparso lo scorso 1 marzo dalla provincia di Lucca. Il ritrovamento è avvenuto ieri pomeriggio. Il suo corpo privo di vita era all'interno di un'auto precipitata in un dirupo in Garfagnana, Lucca, probabilmente in seguito ad un incidente. Il veicolo è stato rinvenuto in un dirupo a Foce di Terra Rossa nel comune di Villa Colle Mandina dove l'anziano abitava. Giovanni Battista Borrini, nato nel 1954, era residente a Massa ma viveva a Villa Colle Mandina. Era scomparso il 1 marzo, a lanciare l'allarme era stato un amico che ha spiegato ai carabinieri che spesso Borrini andava a fare fotografie in Garfagnana. A quel punto sono partite le ricerche, che si sono concluse con il ritrovamento dell'auto, una 4x4 in fondo a un burrone di 300 metri. Il corpo era stato sbalzato dall'auto, probabilmente dopo l'impatto.